tutti, oggi sono qua per parlarvi di King's Cross di Thomas Navarro. Perdonate la pronuncia orribile, ne sono ben consapevole, ma è abbastanza difficile per me questa parola giapponese. Comunque, il libro è edito da Giunti al prezzo di 14 euro. Questa copia mi è stata gentilmente fornita dalla casa editrice e il testo recita L'arte giapponese di curare le ferite dell'anima. In pratica l'autore è uno psicologo che ha scritto questo testo per parlare di dolore e guarigione dal dolore. Si rifà appunto a questa filosofia giapponese per cui invece che eliminare i tratti di rottura, ad esempio delle ceramiche, si evidenziano e si riparano le ceramiche e i pezzi vengono rimessi assieme tramite l'oro in modo da evidenziare queste crepature, perché evidenziano il valore della ceramica, la sua fragilità, ma anche la sua capacità di ricomporsi. È un concetto secondo me molto affascinante che l'autore utilizza per paragonare appunto questa tecnica alla guarigione dal dolore sia fisico che soprattutto mentale. Diciamo che il paragone con il Giappone si ferma qua. Non ci sono tecniche giapponesi per riprendersi da un momento di caduta o da alcune ferite in particolare. L'autore parte inizialmente parlando di dolore, dolore dal punto di vista più oggettivo possibile, fino ad arrivare un po' più nel dettaglio, fornendo degli esempi della sua vita vissuta, ma anche di alcuni suoi pazienti. La cosa che mi ha affascinato sin da subito è che il dolore trattato dall'autore è un dolore, diciamo, complesso. Parte dal presupposto che tutti soffriamo in maniera più o meno intensa, però è vero anche che il dolore è soggettivo, cambia da persona a persona e uno stesso evento può incidere su persone in maniera diversa. E secondo me questa è la chiave per poter approcciarsi a questa lettura, ovvero capire che non c'è un unico modo per stare male, non c'è un unico modo per guarire, non c'è un unico modo per vivere la propria vita. Ci sono tanti fattori che possono influenzare il dolore, la sofferenza e i processi di guarigione. In questo libro in particolare si parla, ad esempio, di licenziamento, delusione amorosa, lutto e così via, quindi ci sono diversi casi abbastanza specifici in cui l'autore fornisce un esempio personale di un suo paziente e fornisce anche dei consigli su come riprendersi più velocemente. Perché infatti quello che sostiene Thomas Navarro, che condivido appieno, ovvero che il nostro corpo ha messo in conto la possibilità di soffrire, quindi ha dei meccanismi di ripresa, di guarigione, cosa abbastanza evidente quando ad esempio ci graffiamo, no? Però la stessa cosa si può applicare anche alle ferite, ad esempio sentimentali o comunque non fisiche. Ed è secondo me una cosa molto vera che però nei momenti in cui ci sentiamo impotenti, siamo particolarmente tristi, stiamo vivendo un momento difficile, è più faticoso mettersi in quest'ottica, pensare che tutto quello che stiamo vivendo è soltanto una fase, che il nostro corpo si riprenderà e che sta a noi in un certo senso stimolare questo processo di guarigione. Perché infatti va bene e anzi è necessario stare male, piangere, vivere in un certo senso il proprio dolore, ma non ci si può perdere in questa condizione, non ci si può fermare a questa fase. Bisogna cercare di riprendere la routine di tutti i giorni, per quanto crudele possa sembrare, è necessario non perdersi d'animo, non trascurarsi, che forse è la cosa, almeno per quanto mi riguarda, più difficile da fare, perché spesso quando si sta passando un momento difficile si tende anche a colpevolizzarsi e questo si riflette sul modo in cui trattiamo la nostra persona. Iniziamo magari a mangiare male, a non curare più il nostro aspetto fisico, a non vestirci più, a proprio a lasciarci andare. Però una cosa che afferma Navarro in questo testo è che non bisogna dare la priorità, ad esempio nel caso di lutto, alla morte. Bisogna comunque pensare che noi siamo vivi, che dobbiamo continuare la nostra vita, non è un pensiero egoista da fare, ma non possiamo permettere che una morte che fa comunque parte della vita ci freni dall'occuparci
delle persone che ancora ci sono. E aggiungo io, visto che non sappiamo quanto tempo ci rimane comunque da vivere, ad esempio con le nostre persone care, sarebbe totalmente sbagliato focalizzarsi e fermarsi soltanto perché abbiamo perso qualcuno nel nostro percorso e perdere di vista quindi tutte le altre persone che ancora ci sono e che magari hanno bisogno di noi o di cui noi abbiamo viceversa bisogno. A parer mio, questo è un testo molto valido se state affrontando un momento di difficoltà, perché riuscirete sicuramente ad assorbire più informazioni utili possibili. Se non siete veramente in un momento critico, forse non riuscirete ad apprezzarlo pienamente. Io devo essere sincera, quando ho iniziato a leggere questo libro, ero in un momento un po' di demoralizzazione, ero un po' avvilita per una serie di cose, però non ero in un momento veramente critico e quindi mi sembrava che stesse ripetendo bene o male gli stessi concetti in maniera differente. Questo ha rallentato molto la mia lettura. Il caso purtroppo ha voluto che mentre stavo leggendo questo libro mi accadesse una cosa particolarmente difficile, particolarmente brutta, e da lì ho iniziato a vedere questo testo in maniera totalmente diversa. Quindi per questo vi dico che se non siete veramente in un momento difficile, forse vi sembreranno frasi fatte o vi sarà più difficile comprendere quello che c'è scritto, ma nel momento in cui sarete veramente in difficoltà riuscirete secondo me a capire, ad assorbire quello che c'è scritto in maniera più efficace, diciamo, vi potrà essere più utile. Una cosa che mi è piaciuta molto della struttura di questo libro è che è divisa in varie sezioni, vari capitoli, e alla fine di ogni capitolo ci sono i concetti chiave. Da non dimenticare, c'è una lista con i concetti principali che si sono espressi nel capitolo che si è appena concluso, proprio come se fosse un testo di studio, diciamo, ed è una cosa secondo me molto efficace, importante nel momento in cui magari volete andare a rivedere alcuni concetti, andate al capitolo, fate un breve ripasso insomma di quello di cui si è trattato e magari se riconoscete un topic che vorreste approfondire o riapprofondire magari lo potete andare a rileggere. Insomma, io l'ho trovato utile. I consigli che vengono forniti ovviamente per quanto mi riguarda sono soggettivi, possono essere più o meno efficaci in base al modo in cui state vivendo voi il dolore. Non penso poi che ogni singola parola di questo libro, scusate se ogni tanto mi va via la voce ma non sto ancora tanto bene, non penso che sia oro colato, che tutto sia estremamente vero o utile. È chiaro che bisogna secondo me un po' interpretare e adattare le parole anche alla propria esperienza e al modo in cui vivete voi la sofferenza, la guarigione, eccetera, eccetera. Io ho preso appunti perché ci sono delle cose che mi hanno stimolata, magari non sono cose che mi saranno utili nella pratica, ma sicuramente ad allenare la mente a pensare, a proiettare certe cose in maniera differente, quello sì. E penso che tante cose partino dalla nostra testa, dal modo in cui noi guardiamo quello che ci succede e lo percepiamo. E dalla testa si possono innescare tanti processi. Sono sempre più convinta di questo, che per stare bene anche con il proprio corpo bisogna stare prima bene con la propria mente. Però vabbè, non voglio dilungarmi. Per quanto difficile possa essere il momento in cui vi trovate adesso, ricordate comunque che si tratta di una fase della vostra vita che non è tutta la vostra vita, è soltanto un momento, e questi momenti particolarmente difficili sono utili. Ci servono a crescere, a conoscerci meglio, a capire più cose di noi stessi e anche ad acquisire una certa esperienza che ci servirà tantissimo in un'altra occasione, quando ci sarà un nuovo ostacolo, una nuova difficoltà, ma potrebbero essere utili anche le persone che ci circondano. Quindi lo so che è impossibile nel momento in cui state male capire che questa sofferenza ha un suo perché. È impossibile, ne sono ben consapevole perché ci sono in questo momento. Però quando andrete avanti, quando il peggio, la fase più acuta, diciamo, sarà passata ed entrerete nell'ottica che questo che avete
passato comunque, non è tempo perso, non è tempo perso stare male, non è tempo perso piangersi addosso, non è tempo perso cercare di dedicarsi un po' di tempo e riprendersi, non è tempo perso perché vi servirà nella vostra vita e soprattutto se state male adesso non significa che starete male per sempre. Ci sono alcuni dolori che non se ne andranno mai completamente dalla vostra vita, ma riuscirete ad affrontarli giorno dopo giorno. Ci saranno momenti in cui si farà sentire di più, alcuni momenti in cui sembrerà passato. Però secondo me la cosa importante è non fare finta che non ci sia. Prendersi magari un po' più di tempo per viverlo. Anche per piangere semplicemente, per sentirsi tristi e non fare assolutamente nulla, in modo appunto da affrontarlo e poter andare avanti in maniera più consapevole. Io lo so che spesso quando si parla di queste cose è difficile perché quando vivi un momento particolarmente drammatico della tua vita non sei ragionevole. Non sei disposto ad ascoltare molto gli altri perché è troppo facile dire sì, ci sono passato anche io, ma la realtà è che il dolore che sto provando io in questo momento probabilmente non l'ha sperimentato nessuno perché io vivo le mie cose a modo mio, l'intensità del mio dolore è diversa da quella di qualcun altro, eccetera, eccetera. Insomma, può essere magari di conforto per alcune persone sapere di non essere soli in un momento di difficoltà ed è giusto ad un certo punto trovare la forza di aprirsi e di chiedere aiuto, perché alcune persone riusciranno magari a superare i momenti di difficoltà da soli, altre avranno bisogno di aiuto e non c'è nulla, nulla di male in questo. Però ricordate che se non siete voi a chiedere aiuto, e lo so che è una cosa molto difficile da fare, purtroppo non tante persone verranno spontaneamente a chiedervi se avete bisogno, quindi deve essere sempre qualcosa che parte da voi. E lo so che in molti casi si dice ci si sente più che altro egoisti, irrispettosi verso quello che è successo, ma non c'è nulla di male nel prendersi cura di se stessi. È un lavoro molto difficile che richiede tanto tempo, ma che parte innanzitutto da se stessi. Sicuramente questa lettura potrebbe fornirvi degli stimoli. Dei pensieri che potreste elaborare in un certo modo, non c'è la risposta a tutto, questo è chiaro. Però per quanto mi riguarda, nel momento in cui mi sono trovata in difficoltà, mi ha aiutato un po' a vedere le cose in maniera differente. E quindi per la sensibilità che ha avuto Navarro nell'esporre alcune tematiche e nel farmi anche vedere in maniera un pochettino diversa la mia sofferenza. È un titolo che vi consiglio se vi trovate appunto in un momento di difficoltà in cui pensate di non avere una via d'uscita, in cui pensate di non riuscire a superare un momento particolarmente difficile. Questi erano quindi i miei pensieri su Kingscroy, spero che questo video possa esservi utile in un qualche modo, non soltanto parlando del libro, ma in generale per essere un pochettino più consapevoli di voi, non sentirvi soli, soprattutto nei momenti di dolore e sofferenza. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!